al via presso il santuario di San Gabriele la 40ª Tendopoli dei Giovani, in programma fino al 29 di agosto. Un anniversario storico, i 40 anni, come storica sarà questa edizione perché virtuale causa Covid-19. Virtual Tend è il titolo di questa manifestazione 2020 e vedrà una sola tenda piantata nel piazzale del santuario e tanti giovani che da casa parteciperanno virtualmente. Ecco, purtroppo quest'anno il coronavirus ci ha impedito di vivere e di fare la Tendopoli. E i ragazzi si sono inventato la Virtual Tend. Praticamente sono 5 giorni come la Tendopoli. Comincerà con uno spot, un saluto che farò io. Domani, mercoledì, avremo la prima una via conferenza sulla quale i gruppi dei 150 ragazzi che sono iscritti a questa Virtual Tent parteciperanno con dei capogruppi che noi abbiamo scelti. Il giovedì invece ci sarà il contest. Consisterà fondamentalmente di ragazzi, tutti i ragazzi parteciperanno a una specie di kermesse, una gara per esprimere con una creatività libera, disegno, foto, musica, quello che credono, il significato e cosa vuol dire. La tenda vive, la tenda non è morta, la tenda continua a camminare, e lo faranno questo contest, questa, lo chiamiamo atelier. Venerdì qui dal santuario del Beato Bernardo faremo un'adorazione trasmessa con i social che tutti i ragazzi potranno seguire, mentre sabato ci ritroveremo al santuario di San Gabriele, nel prato, nel campo sportivo, piazzeremo un grande tendone, una grande tenda, dove i ragazzi che possono venire, non sono moltissimi per i motivi che a tutti noti, parteciperanno all'Eucaristia e a un gesto e alla premiazione di coloro che hanno partecipato al contest. È stata una cosa meravigliosa, è stata una cosa bella. Quello che mi impressiona, di cui lodo e benedico il Signore, è come la Tendopoli va avanti perché i giovani vogliono portare avanti e si inventano il domani. È un segno di speranza. Che il Signore ci benedica e benedica tutti quanti voi. Grazie.